Difficile commentare una partita così, ci proviamo comunque con Coach Betti. Sì, è veramente difficile, è una partita dal nostro punto di vista assurda, perché abbiamo fatto 28-30 minuti la nostra pallacanestro, siamo arrivati a più 22 e poi per frenesia, per incapacità di giocare insieme abbiamo buttato via 2 punti, la parola giusta è buttato. E la sconfitta di Sinergy vuol dire che ancora non ci ha insegnato del tutto quello che bisogna fare in queste situazioni. Perché finché le cose vanno bene diamo dimostrazione di saper fare ottime cose e oggi abbiamo spento la luce per 12 minuti, abbiamo preso canestro su quasi ogni azione nell'ultimo tempo. A questo punto è inutile addentrarci ulteriormente in analisi di questa partita, forse a prescindere dalle energie che sono da recuperare, giocare subito dopo 48 ore in casa forse è un vantaggio. Sì, bene, di solito si dice bene avere subito una partita per ributtare in campo la rabbia che ci viene da questa partita. 40 ore, non 48, non sono l'ideale perché purtroppo questa situazione di calendario, di campi a disposizione non ci permette di fare altrimenti. Però ripeto, anche se domani sera faremo un allenamento, tra virgolette, più chiacchierato, dovremo chiarirci velocemente le idee e far sì che queste situazioni di totale buio non si possano più ripetere, perché è veramente mangiarsi le mani, perché se veniamo qui e veniamo messi sotto o giochiamo male, allora uno stringe la mano all'avversario e dice dobbiamo giocare meglio, però facciamo una partita fatta come si doveva fare, andando avanti di 20 punti e passa, e poi la perdiamo allo scadere, poi con un brutto infortunio per Iozzi, e speriamo non sia niente di grave, ma non lo sappiamo. Purtroppo anche lì la fortuna non ci ha detto bene, perché abbiamo difeso in 4 l'ultima azione. Ti stavo appunto per chiedere le condizioni di Andrea Iozzi, che è stato protagonista, suo malgrado, dell'ultima azione con quel brutto colpo che ha preso, ancora non si può ipotizzare nulla. Sì, uno scontro fortuito, una testata contro il naso e effettivamente non possiamo dire, farà gli accertamenti, speriamo chiaramente non sia niente di grave, per noi è una pedina importante, e ripeto, ci si è messa anche questa situazione qui perché nell'ultima azione c'erano po pochi secondi alla fine, potevamo portarla via nonostante tutto e anche lì invece abbiamo dovuto difendere un uomo meno e un tiro da 3 punti da soli. Grazie.